In questo video montiamo le tende a binario in soggiorno in cucina. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. E lui è Cesare. Amore. Abbiamo appena comprato le tende nuove, finalmente dopo 3 mesi che abitiamo qua, 4 mesi, ci siamo decisi a comprare le tende da mettere in soggiorno e in cucina, perché le due finestre danno proprio sulla strada e quindi ci guardano in casa in sostanza. Come già sapete se ci seguite da un po' di tempo e se non andate a vedere gli scorsi video, noi abbiamo i serramenti in PVC con tapparelle elettriche, quindi il cassonetto della tapparella nella parte superiore. Proprio per questo abbiamo deciso di inserire un modello di tenda a binario in modo tale da poter coprire il cassonetto, che non è particolarmente bello a livello estetico. Un'alternativa sarebbe stata quella invece di inserire la tenda proprio con dei ganci appositi per il PVC all'interno del serramento in modo tale da coprire proprio solo il vetro, ed è quello che faremo in bagno, perché così abbiamo più, cioè, più agevole, più igienica, più semplice da gestire. Però in cucina e in sala abbiamo deciso invece di guardare un po' di più l'estetica e quindi abbiamo inserito la tenda a binario. L'alternativa era la tenda a rullo, che però a me personalmente fa schifo. No, dai, non è male, solo che ci sta un po' più da capannone, da ufficio. Poi a me quella cosa della di avere la cordina non è che proprio mi entusiasmi particolarmente. Sì, il nostro obiettivo principale era coprire il cassonetto della tapparella, perché anche se abbiamo fatto la ristrutturazione è stato mantenuto, c'era la possibilità di farlo incassato nel muro, infatti nelle case nuove viene fatto così. Noi però abbiamo un po' risparmiato, comunque è poi inventato tutto quanto, però è veramente brutto, quindi con la tenda vogliamo coprirlo. Esatto. Cosa possiamo dire? Abbiamo il controsoffitto, quindi queste tende verranno attaccate nel cartongesso. Sì, quindi facciamo vedere che cosa serve per poter affiggere il binario al cartongesso. Abbiamo scelto di prendere questi binari, sono i binari di brico in PVC, ci sono anche in alluminio, però noi siamo un po' tacani. No, alla fine sono uguali, cioè per tenere su delle tende, le tende saranno molto leggere, quindi non c'è questo bisogno, chissà che, costano veramente poco. 7 euro l'uno mi pare. 7 euro l'uno, quindi con 7x4, 28, 28 euro abbiamo preso i binari per le due finestre del soggiorno della cucina. Sono lungo 1,40 m, giusto? 50. 1,50 m, quindi noi per coprire l'intera finestra abbiamo deciso di mettere due tende, quindi facciamo due binari, dovremo poi tagliarli a misura. La cosa bella di questi binari è che sono molto piccoli, infatti quando viene messa la tenda praticamente spariscono, ma ci sono anche vari tantissimi altri tipi, anche più alti, però insomma... Questo è più semplice, più invisibile. Questo spacca di tutto, è molto economico. Perché? Perfetto, quindi cosa dobbiamo fare noi? Adesso decidiamo se tagliarlo, perché è possibile svitare questo tappino e tagliarlo a misura, oppure metterne due, solo che due mi sa che sono troppi. Come tagliarlo? No, ne mettiamo comunque due, ma due tagliati. Sì. Ciascuno tagliato. Dobbiamo decidere, lo tagliamo in centro, lo tagliamo. Ah, sì. E facciamo un attimo di ragionamenti, ci vediamo tra poco. Ok, abbiamo ragionato. Abbiamo ragionato, sì. Allora, la finestra nostra è 170 con le cornici. Sì. Quindi abbiamo deciso di accorciare il binario, di uscire praticamente dalla cornice di 20 cm per lato, sì. Quindi raggiungere una lunghezza di 2 metri e 10. Sì, 170 più 40 metri e 10, sì. 2 metri e 10. E se questo è lungo 10, cioè... abbiamo deciso di tagliarli, di non tenerne uno intero e dopo attaccare l'altro petto, ma di tagliarli entrambi a metà, perché noi abbiamo deciso di mettere due tende su un binario, ovvero taglieremo quindi il binario a 1,5 m e l'altro binario a 1,5 m per raggiungere la lunghezza di 2,10 m, e quindi facciamo la congiunzione dei due binari al centro, in modo tale che se questa congiunzione è un po' sfasata non abbiamo la necessità di portare la tenda dall'altro lato, quindi la tenda che sarà da qua viene tirata di qua, la tenda che sarà di qua viene tirata di qua, se anche la giunzione qua non è proprio perfetta, comunque questa tenda non deve scavalcare. Invece se avessimo aggiunto il pezzo, magari qui in questa giuntura si potrebbe essere si blocca la tenda. È chiaro? Sì, è chiaro. Ecco, quindi andiamo a tagliare i
binari a 1,10 m. Sì. E cosa ne fa? No, 1,5 m. E cosa ne facciamo dell'avanzo? Lo buttiamo nella plastica. No. 7 euro di binari. Forse adesso riusciamo a spiegarci meglio. Questo quindi è un pezzo tagliato a 105 e questo è l'altro pezzo tagliato a 105. Li congiungiamo così, quindi la giuntura sarà in centro, quindi se non sarà perfetta non abbiamo comunque la necessità di portare questi... tutte le tende di qua, tutte le tende di là. Ecco, esatto. Quindi una tenda andrà con questi e una tenda andrà con questi e non c'è bisogno di passare di là. Quindi se non sono perfette, non si incastra. Quindi attaccheremo la tenda al cartongesso con dei tasselli, perché con delle viti anche quella al cartongesso appunto non funziona. Invece dove troviamo il telaio del cartongesso, proverò a mettere le viti quelle da cartongesso, vediamo se riesco a farle tirare, insomma, altrimenti metterò il tassello che... Ciao! Allora, abbiamo deciso, il nostro cassellotto è 15 cm. Abbiamo deciso di mettere il binario a 20. Quindi adesso vado a segnarmi tutti i puntini sui 20 e poi tiro una riga dritta che simula quindi il binario e attraverso i buchetti che ci sono già presenti nel binario farò il buchetto. Qua abbiamo la nostra fantastica riga, qui abbiamo il centro a 105, eccolo lì. Adesso andrò a mettere il nostro binario così, lo fisso intanto con due vitine e vado a provare a usare questi tasselli, perché il problema di questi binari di brico è che se la testa della vite è troppo grossa poi non passano più corridori qua, quindi non so come si chiamano questi, quindi vado a provare questi tasselli per vedere se è troppo grosso. Intanto lo metto qua alla fine, che se è anche troppo grosso è lo stesso, e poi decidiamo cosa fare. Intanto loro due si amano, eccoli là. Ecco fatto, ragazzi, abbiamo messo i viti, come potete vedere passano perfettamente. Va bene, un tiro. Bravissimo Marco! Grazie, grazie! Oh, grazie, grazie! Anche questo passerà bene. Qui abbiamo la giuntura. Eccoci tornati, quindi il binario è stato montato, non ci resta che mettere sulla tenda. Aspetta, voglio fare una parentesi sui tasselli. Perché nell'altro binario, che però non possiamo parlarne, abbiamo avuto dei problemi. E quindi adesso siamo giunti a una buona conclusione. Abbiamo comprato questi tasselli che sono da diametro 5, lunghezza 25 e la vite è diametro 4, lunghezza 30. Erano i tasselli più piccoli che ho trovato da brico. Se c'erano più piccoli era meglio. Comunque se prendete anche voi questi tasselli qua... Se ci fossero stati più piccoli sarebbe stato meglio. Se l'avessi detto così sarebbe stato meglio. Se prendete queste viti... E dovete fare un piccolo svaso nel
buchetto qua, perché sennò la vite resta, la testa non entra abbastanza e non passano bene i passerruoli. Come si chiamano quei? Tipo, sì, passanti quelli dove si appende la tenda. Ecco, vabbè, comunque, se non quindi dovete fare un piccolo svasetto lì a mano con la punta del trapano grossa e basta, dopo ci va perfetto, stanno benissimo. Io ne ho messi uno ogni due, praticamente ogni due buchi ne ho messo uno, tranne che in fondo ne ho messo uno ogni tre. Perché? Perché ti eri stufato? No, no, arrivi in fondo che ci sono tre buchi, quindi lasciate tre buchi. Va bene, l'importante è che sia su. Sta su. Per quanto riguarda la tenda, proprio il tessuto abbiamo scelto, le abbiamo comprate da Ikea e per la cucina abbiamo scelto questo modello, Igia. È una tenda pianta con un grado di filtro 2, quindi non è né troppo trasparente in modo tale che protegga dalla visione dall'esterno, ma allo stesso tempo non è tanto coprente in modo tale che la luce possa filtrare agevolmente e quindi la stanza rimanere comunque luminosa. Speriamo di aver fatto giusto. Speriamo sì, ora la apriamo insieme e scopriremo se dopo. Mi raccomando, non accorciarla subito. Ah, le dimensioni allora è 145 di larghezza e 300 di lunghezza, sono due pezzi in ogni confezione, costa circa 25 euro mi pare di ricordare, sì. E quindi il prezzo è molto buono, adesso noi la montiamo e decidiamo quanto mantenere la lunghezza, poi la porteremo dalla sarta per farla accorciare a dovere. Siamo ancora in dubbio se tenerla lunga fino a terra oppure accorciarla all'altezza della finestra. Voi cosa fareste? Adesso vediamo quando la montiamo e decidiamo. Poi fai vedere intanto i gancetti, ma che io lascio. Allora, per i gancetti, dove sono andati gli altri? Gli altri sono là sul tavolo. Per i gancetti abbiamo questi, acquistati da Brico, e abbiamo solo questi però. Quindi, se non sono abbastanza, proviamo a usare questi qua di ferro che ci erano stati regalati, diciamo, dentro la tenda di cui noi possiamo appunto parlarvi. Vediamo. Vediamo. Beh, se... guardare il grado di... Sì, sì. No? La vedi la mia mano? Sì. È giusto così? Sì. Ecco, quindi proviamo questi, se questi qua sono brutti, andiamo a comprarli. Qua le tende sono adatte sia al palo, il bastone è quello classico, infatti ha i cosi, i passanti, sia è adatto al binario. Eccolo qua il nostro montatore di tende, con la sua merendina. Allora abbiamo messo alla fine quanti? 12 piroletti. Il primo resta fisso. Quindi agganciamo uno alla volta e vediamo un po'. Beh, l'effetto è bellissimo perché è molto velata, cioè entra tanta luce, però allo stesso tempo da fuori non si vede. Ecco qui, quindi la tenda è stata montata e questo è il nostro risultato finale. Possiamo farvi vedere bene l'inquadratura da distante perché il tavolo sarà oggetto di un prossimo video. Se volete degli spoiler, delle anticipazioni eccetera eccetera, andate a seguirci sul nostro canale Instagram, profilo Instagram, che trovate qua sotto in descrizione. Trovate foto, spoiler e insomma spoiler vari. Montate anche la tenda del soggiorno con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in cucina. La tenda del soggiorno, come potete vedere, è un po' più scura, quindi è beige ed è il modello Hanlil, sempre di Ikea, ha veramente un bel effetto, è super in tinta col colore del nostro divano. Sì, in realtà non è più coprente, è sempre del secondo livello, però sì, sembra più coprente perché è proprio colorata, non è bianca, quindi mentre questa diffonde la luce, quella là un po' meno. Un po' più, sì, soft, come la volevamo questo giorno, no? Esatto. Va
Fateci sapere qui sotto nei commenti se le nostre tende vi piacciono, se vi piace la soluzione che abbiamo scelto, se voi avete scelto altre soluzioni e perché. E fateci sapere anche se voi le tagliereste a filo pavimento, le lasciereste così per terra, però considerate che abbiamo Cesare, quindi il pelo si attacca, oppure se le tagliereste sotto la finestra, per intenderci. Per questo video è tutto, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.